Ben ritrovati e ben ritrovate a tutti e a tutte ragazzi e ragazze sul canale di Rubaldo. Oggi siamo di nuovo qua su Magus Wand e in questo caso ho una notizia bomba per tutti coloro che, come me, magari sono un po' in difficoltà a tradurre, diciamo, le spell su Magus Wand. E qui un grazie immenso va a tutti i ragazzi che si sono dati da fare per realizzare questo, ma soprattutto a Pepe Jagger, che è il mio admin del gruppo Telegram di Magus Wand. Trovate tutti i link qua sotto in descrizione, ma soprattutto troverete anche la pagina Facebook, che è l'unico gruppo italiano ufficiale di Magus Wand. E quindi veramente grazie Peppe, ma vi faccio vedere di che cosa stiamo parlando, perché stiamo parlando dell'intero archivio attuale, che poi man mano verrà anche aggiornato. Se dovessero uscire ovviamente nuove spell o dovesse cambiare qualcosa nei testi di tutte le spell esistenti per ogni classe, comprese quelle speciali per ogni singola classe, adesso vi faccio vedere più da vicino di che cosa stiamo parlando. Vai! Ed eccoci qua all'interno del foglio PDF che Peppe ci ha gentilmente preparato. Guardate un po' qua. Il libro di magie, leggenda, colori per classi sono divise in druido verde, warden celeste, rogue viola e paladino in giallo. Partiamo dalle arti oscure, ovvero le dark arts. Abbiamo il grado primo, come vedete, essenza sanguinosa con l'icona della magia. Occupa 3 slot di potere, quindi 3 pallini. Ha una potenza di 8, quindi tradotto in danni. La durata sono 2 turni. E il surriscaldamento sono 2, che vi ricordo essere il surriscaldamento, quella barretta che va da 0 a 15, che sta poco sopra gli slot degli incantesimi. E come vedete qua abbiamo tutta veramente una serie di incantesimi, compresi quelli, diciamo, speciali per ogni singola classe. Infatti, vedete, Ruba, che è del rogue, ci dirà che ruba e lancia il prossimo incantesimo del nostro avversario come se fosse nostro. E a scendere abbiamo tutti gli incantesimi, come ad esempio quello del paladino, che è il missile magico. Ancora a scendere rivela sempre del rogue, fino ad arrivare, andiamo ancora più sotto, alle stregonerie. E poi ancora più sotto abbiamo gli incantamenti, quindi charms, le evocazioni, l'invocation. E sono, ragazzi, 17 pagine veramente ben fatte, quindi un lavoro veramente ottimo. Ovviamente il ringraziamento va tutto a Peppe, non ho fatto niente di particolare se non pubblicizzare il gran lavoro che ha fatto Peppe. Ovviamente il link di questo PDF che potete scaricare lo trovate sempre qua sotto in descrizione e ve lo fisso anche in alto nei commenti sotto a questo video. Io vi ringrazio ragazzi, mi raccomando, cerchiamo di unire la community italiana tutta all'interno di un gruppo, quindi joinate la pagina Facebook e se vi va c'è anche la chat Telegram dove possiamo parlare, discutere, eccetera. Noi ci rivediamo sempre qui nel mio canale con un prossimo video recensione o guida. Mi raccomando, lasciate tanti like, condividete e iscrivetevi al canale con campanella attiva se non siete ancora iscritti. Bella a tutti, alla prossima, ciao!